faccia. Oh, quello non è Martingale! Il dottor Caballero è un travestito! Ora tutto ha più senso. L'acerrimo nemico di Darin Dhu fa finta di essere uno scrittore, così da inventare storie che lo facciano sembrare un eroe. Chi lo farebbe? A.K. Yearling? È tutta un'altra cosa. Bene, bene, bene. Ancora coi soliti trucchetti, eh? Proprio come con Sonnambula. Racconti bugie su Darin Dhu per screditarla. Ci firma il libro? Io sono solo un semplice scrittore che riporta i fatti. A chi vuole che lo dedichi? A Fluttershy, con due T. Noi sappiamo chi è lei. E se non vuole che lo riferiamo a tutti, allora risponda alle nostre domande. Mi spiace, ma per oggi dobbiamo concludere qui. Ah, per favore, prendete una copia del mio libro in omaggio mentre uscite. Sì! Non penserai di passarla liscia, vero, Caballeron? Passarla liscia per cosa? Sto solamente raccontando la mia versione della storia. Un mucchio di bugie! Pensi che i libri di A.K. Yearling dicano la verità? Nel libro La missione del Quetzal dice che i fiori zannaspina sono di colore rosso. In realtà, il loro colore è blu. È vero, ha ragione. Sarà stata colpa del correttore di bozze. Resta il fatto che sia sbagliato, e questo potrebbe valere per altri punti della storia. Da un'occhiata, è nel mio libro. Ma io non crederò mai alle tue parole. Andiamo, Fluttershy. Qualcosa non va. È doloroso non sentirsi compresi. Sì, è vero, in passato non sono stato gentile come avrei voluto con Darin Dhu, ma avevo le mie buone ragioni. Vuole raccontarmi cosa è successo? L'interesse della mia squadra è sempre stato quello di rinvenire i reperti e portarli al nostro museo, dove altri pony li avrebbero studiati. Ma Darin Dhu ce li ha sempre sottratti prima che riuscissimo a farlo. Le ho proposto di lavorare insieme, ma lei ha rifiutato. Nella sua idea appartenevano a un altro posto. Sì, ricordo che c'erano molti reperti esposti in casa sua, ma lei voleva venderli al miglior offerente, se non sbaglio. Ne sono stato costretto. Darin Dhu continuava a rubarci i reperti, così il nostro museo ha chiuso. Avevamo un disperato bisogno di soldi per tenerlo aperto. Distrugge continuamente i siti archeologici, per non parlare delle tane dei poveri animali che ci vivono. Ecco perché ho sentito il bisogno di informare tutti. Grazie per l'ascolto e per la sua comprensione, signorina... Fluttershy, con due T. Invece io sono il dottor Caballeron. Martingale è lo pseudonimo con cui firmo le mie opere. Sa, credo che la mia squadra potrebbe aver bisogno di un Pegasus astuto come lei. Ha mai pensato di diventare una grande avventuriera? Cosa, io? Finalmente! Perché ci hai messo tanto? Ho deciso di capire quale dei due autori stia raccontando la verità, quindi mi sono unita al dottor C nella spedizione a Tenochtitlan. Cosa hai fatto? Davvero Darin Dhu maltratta i cuccioli? È successo solo una volta! È stato un incidente! Hey Kay, mi devi aiutare! Groom QQ Martingale e il dottor Caballeron e ho preso Fluttershy! Il libro era un piano per rovinare la reputazione di Darin Dhu e farà passare la mia amica per criminale. Stanno partendo per Tenochtitlan. Io credo stia cercando il talismano della verità di Tonatiuh. Ci vogliono le ali di un Pegasus per poterlo prendere. Deve essere per questo che Caballeron ha convinto Fluttershy a unirsi a lui. E sarà compito nostro